far. Tutto si può ritrovar. Nulla è per sempre perduto. Apri le ali e inizia a volare. E dal cielo lo vedrai. Perché nel cielo il sole brilla ogni mattina. Dici davvero, Mattias? Sì, sì, Patty, io ti voglio bene. E te ne voglio davvero. Quando non sto con te, io, insomma, mi manchi tantissimo e ti sogno continuamente. Stai dicendo sul serio? Sì, certo, Patty. Una cosa del genere si può dire solo se la senti nel cuore. Non sai quanto mi ci è voluto per aprirmi e riuscire a dirtelo adesso. Per me è stato molto difficile. Perché è stato difficile? Non lo so il perché, ma non capisco. Ma mi fa paura. Paura? Sì, paura. Sai quando l'altro giorno mi hai detto che pensavi che io volessi dirti di tornare ad essere la mia ragazza per finta? Non era vero. Io in realtà volevo dirti solo questo. Tutto qui. Voglio che tu sia la mia ragazza. Veramente. Beh, tu, no. Tu comunque pensaci, perché se non vuoi. No. Veramente, io non mi offendo. No, assolutamente, sì, lo voglio, certo. Sì? Sì, lo voglio. Scusate. Che sta succedendo qui, ragazzi? No, no, ma io stavo controllando che i suoi capelli stessero bene. Insomma, sì. Era spettinata, no, ma niente di strano. Non abbiamo fatto nulla, non facevamo nulla di strano. Nulla di strano? Mm-hmm. Sì, no, sì, no, nulla di strano, nulla di male. Nulla di strano, no. Bene, allora volete pranzare così non parlate più? Andiamo a pranzo? Sì, sì, benissimo, finisco di cambiarmi e torno, mi aspettate sì, qui? Sì, vai, ti aspettiamo, vai. Bene, vado. Ok. Andiamo! Ah, non sai, Leandro. Sto vivendo un sogno. Un sogno incredibile. In collegio? Piccola mia, vuoi davvero andare a studiare in collegio? Sì. Sei convinta, Giusy? Sì, papà. Se non prendo una decisione drastica, non risolverò mai il mio problema. Ma amore mio, sai che cosa... Papà, è l'unica maniera che ho di dimenticare Guido e non vederlo mai più. Riesci a capirmi? Va bene. Se è la tua decisione. Ti sembra che io sia una ragazzina? Sì, rispetto a Nicholas sei una ragazzina. Ma non so che fare perché mi veda sotto un'altra luce. Non mi viene niente, la realtà è che non so che dirti. Su, tesoro mio, sforzati, pensa. Pensiamoci insieme, per favore. Vediamo. Sono capace di fare qualunque cosa perché Nicholas mi veda come una grande. A me sembra di aver trovato qualcosa che ti sarà molto utile. Fa vedere da qua. E come devo stare? Sono preoccupatissima. Se Leandro continua a stare con Patty, si legherà troppo a lei. Se Bianca avesse ragione e Leandro si rendesse conto che in realtà Patty è sua figlia e non volesse ridarmela mai più. Puoi smetterla col pensiero negativo. No, non posso. Ma non puoi spaventarti sempre per qualunque cosa. Non è una cosa qualunque quella che sta succedendo. No, certo, ma concretamente non è successo ancora nulla, Carmen. Arriva Bianca, ti riempie la testa e tu entri in uno stato di disperazione. Ma non ti rendi conto che lo fa apposta perché vederti stare male la diverte? Sì, me ne rendo conto.
Lo so benissimo. Ma sai che cosa credo, amica mia? Che il momento di dire la verità si sta facendo sempre più vicino. Mi ha detto che mi vuole bene, Leandro. Mi ha detto che mi vuole bene. Non posso crederci. Sono contento. Sono davvero contento per te. È quello che sognavo dal primo giorno in cui l'ho conosciuto. E adesso è diventato realtà. È bello che i tuoi sogni si stiano realizzando. Sì, ancora non riesco a crederci, ma sono sveglio o sto sognando? Non ci credo. Che fai? Devo pizzicarmi, Leandro, per vedere se è la verità o se sto sognando. E io invece devo trattenermi un po' per non fare una scenata di gelosia. Ah, oh, sei geloso? Sì, la verità è che la mia bambina tanto innamorata mi dà un po', ecco. Sono la tua bambina. Beh, per me sì. Io ti voglio bene, Patty, e la verità è che per me sei la mia bambina. Sì, tu sei la mia bambina. Bene, sono pronto. Andiamo a mangiare? Andiamo. Vado in un collegio di suore, ragazze. Davvero? Giusy, ma che cosa stai dicendo? No, Tamara, so bene quello che faccio. È la cosa giusta, credimi. Se sto vicino a Guido e ce l'ho davanti tutti i giorni, non riuscirò mai a separarmi da lui. Sì, ma pensaci, Giusy. No, non cambierò più idea. Non posso fare una cosa del genere ai miei. Giusy, è una sciocchezza quello che vuoi fare. Sono d'accordo con Tamara, Giusy, pensaci ancora, pensaci. Ci ho pensato, ragazzi. Non vedo altra via d'uscita. Fammi capire, io con questo test posso capire se sono una ragazzina oppure una persona adulta? Esattamente. Bene, dai, leggilo, voglio saperlo. Che allora, dice? Dice, che fai se vedi il ragazzo che ti piace con un'altra? A, la prendi per i capelli. B, fingi che non ti crei problemi. C, sei molto sicura del tuo charme e rimani a distanza. Con questa insulsa. No, ci vedi bene, ci stavamo baciando. Senti, tesoro mio, non lo sto chiedendo a te, lo sto chiedendo a lui, quindi rispondimi. Sta tranquilla, Antonella, ci stavamo soltanto... No, aspetta, Nicolas, aspetta, dimmi che cosa vorresti dire con questo. Hai il coraggio di parlare, Tu stai cercando di sfidare me. Sai chi c'è, tesoro mio? Adesso sai che cosa ti aspetta. Che ti stropperò anche l'ultimo capello, hai capito? Tu la prenderesti per i capelli? Mi sembra ovvio. La prendo per i capelli e la lascio pelata, quella moretta impertinente. Ascolta quello che dice la rivista, Antonella. Vediamo, vediamo. Guarda. Se hai scelto la risposta A, è del tutto evidente che sei solo una ragazzina capricciosa. Non può essere. Non può essere. Giusy vuole andare in un collegio di suore. Ma è una pazzia. Sì, la penso anch'io così, Guido. Scusa se mi permetto, ma sei proprio sicura di quello che stai dicendo? Sì, che sono sicura, sono sicurissima. Lo ha appena detto a me e a Sol. Senti, Fabio, scusami se sono venuta qui. So che non vuoi parlare con me, ma io penso... No, va bene. È terribile quello che ci stai dicendo. Sembra quasi una telenovela, no? Cioè, la storia della ragazza che per separarsi dalla persona che ama decide di chiudersi in un convento. Sì, ma non è una telenovela. Bruno, è la vita reale. Davvero non mi entra in testa, non capisco. Come le è venuto in mente di iscriversi in un collegio di suore? Finirà per rovinarsi la vita, io non... Mi fa male. Insomma, voglio dire... Comunque io non capisco perché ti fa così male, visto che tu non sei nulla per lei. Lo so che non sono nulla per lei, ma le voglio bene comunque. Che c'è? Ti dà fastidio tutto quello che dico, anche che mi faccia male? No, non mi dà fastidio, ma mi sembra che non c'entri nulla. Cioè, quello che deve stare male qui sono io. Beh, ma non sei l'unico amico di Giusy, quindi calmati, d'accordo? E che io non sono un amico, sono il fidanzato, ancora non l'hai capito? E non lo vuoi, prendi con te stesso, Gonzalo, Guido. Fermo. Sbrigatela da solo. Nessuno ti ha chiesto niente. Tutti sanno che ti piace. Fermo. Fermi, mi avete stancato. Che avete tutti e due? Si può sapere che vi ha preso? No, ok. Il fatto è che questo tipo si intromette sempre tra me e Giusy. Smettila di dire sciocchezze. No, io non dico sciocchezze, mio caro. Continuiamo in un altro momento, perché ora ho cose più importanti da fare. Come occuparmi di Giusy, per esempio. Devo impedire che commetta questa pazzia. Permesso. Ma dove va? Dai, Guido!
non capisco, perché fai perché così? Non lo lasci stare, Gonzalo? È buona? Sì. Buonissima, buonissima. È buonissima. A te, Leandro, piace andare fuori a mangiare, sì, vero? Sì, moltissimo. Anche a te? Anche a me, ma non ci posso andare quasi mai con mia madre. Sai una cosa, da adesso in poi ti porterò a conoscere tutti i ristoranti di Buenos Aires. Dici sul serio? Che bello! Ma è bellissimo! Sì, sì, vedrai dei posti molto carini. Che bello, Patty. Sì, è stupendo. Magari invitiamo anche lui. Che ne pensi? Se si comporta bene, no? Sì, si comporta benissimo. Sì, sarà meglio, perché altrimenti te la dovrai vedere con me. Il problema è che è molto, molto geloso. È geloso? Sì. Perché? Già sa che... Sì, già lo sa. Sì, potete parlare ad alta voce, so già tutto. Ah. Sai, quando me lo ha detto, ad essere sincero, un po' mi ha dato fastidio. Ma se non ricordo male, quando uscivo con Antonella non le dava fastidio che uscissi con lei. È vero, sì. Io voglio molto bene ad Antonella, però... non lo so, io Patty l'adoro. Anche io ti adoro, Leandro. Posso dirvi una cosa? Sì. Voi due sembrate padre e figlia. Davvero? Sì. Padre e figlia. Papà ha già chiamato il collegio e gli hanno detto che mi aspettano oggi stesso. Ma non è troppo presto, Giusy. Non credi che dovresti pensarci un po' di più prima di decidere? Già ho pensato abbastanza. E non ho altre possibilità. Non è facile per una ragazza come te andare in collegio così da subito, dalla sera alla mattina. Non resisterai. Invece ce la farò, per forza. Se a papà succedesse qualcosa di più grave, io non me lo perdonerei mai. Scusami, ma stai facendo tutto questo perché tuo padre non si senta male? Sì. E faccio questo perché non posso fare altro. Ed è la cosa migliore per me, per papà e per tutti. Va bene. Se è la tua decisione. Ma non mi convince. Non mi convince affatto, Giusy. Io voglio essere... Voglio essere la tua ragazza. Questi sono per te. Che belli questi fiori. Sta tranquilla, tesoro. Finché starai con me non ti succederà nulla di male. Lo sai? Sì, lo so. Noi possiamo, Giusy. Dobbiamo credere in noi. Non ci possono obbligare ad essere infelici. Giusy, non te ne puoi andare, non lasciarmi, te lo chiedo per favore, Giusy. Che fai per richiamare l'attenzione del ragazzo che ti piace? A, sei come sei. B, fai qualsiasi cosa per farti notare. Oppure C, lo ignori. Ti è piaciuta l'esibizione? Non dici niente?
la mia risposta è la B. Faccio qualunque cosa per richiamare l'attenzione. B, B, ecco. Atteggiamento infantile. È un atteggiamento infantile, Antonella, guarda. Vediamo, atteggiamento infantile. Non so cosa dirti. Ma non posso crederci. Pane integrale, 4 chili. Pane francese, un po' di meno. Il film in DVD, restituirlo alla videoteca. Carmen. Ciao. Ciao. Devo raccontarti una novità. Dimmi. Non ci potrai credere. Raccontami, dimmi. E tu sai che ho portato Patty alla partita perché vedesse Mattias? Sì. E si sono fidanzati. No. Tu non sai com'è felice Patty, non ne hai idea. No, ma dai, ma com'è successo? Come si sono fidanzati? Sì, sembra che... che Mattias si sia dichiarato e... Sì, sì, non poteva essere che Patty si fosse dichiarata, certo, a Mattias, sì, me lo immaginavo. Ma come, hai visto qualcosa in più della situazione? Beh, quando sono arrivato si stavano per baciare, erano così, guarda, così. No, come baciarsi? Non... Sì. Si, dici proprio che si baciavano? Sì, sì, si baciavano così. No, no, come, ma lei non può, Patty è piccola, è una bambina. Ha 13 anni, Carmen. Beh, è per questo che dico che va bene che si fidanzi, come dire, beh, solo così, a parole, come il fidanzato, il mio fidanzatino, una lettera d'amore. No, no, si stavano per baciare, si stavano per baciare. Non è possibile, ti sbagli, non... Ma che stai dicendo? Ti bacio solo dopo. Come puoi pensare a una cosa del genere, come fai a pensarlo? No, che immagino a più di 19, insomma, più o meno a 18, 19 anni. No, io ti capisco, perché pur non essendo il papà, ti dico che quando li ho visti sono rimasto colpito, insomma... Sì? Ti ha colpito? Sì, sì, davvero. Non riesco a immaginare cosa mi sarebbe successo se fossi stato il papà. Per favore, Guido, vattene! Vattene, te lo chiedo per favore, non rendermi le cose più difficili. Ma tu non vuoi andartene sul serio, non ti credo. Non voglio, ma purtroppo devo farlo, vattene. Stai scappando, Giusy, così stai scappando. Pensa a quello che ti pare. Ma Giusy, no, niente ma, te lo chiedo per favore, non complicare le cose, Guido. Non capisci che sono disperata, te lo chiedo per favore. Io te lo chiedo per favore, amore mio, per favore non te ne andare. Sto troppo male senza di te, dico sul serio. Se ti può consolare, anch'io ci sto molto male. Vattene, per favore. Questo è il nostro ultimo bacio. Bene, meno male che Leandro si è tranquillizzato un po', perché quando stavamo per baciarci sembrava quasi impazzito. Già. Anche se io mi sono preoccupato un pochino. Beh, ma non devi preoccuparti di niente. Leandro è eccezionale. Sì, sì, certo, so che lui è eccezionale, ma è arrivato nel momento meno opportuno, ecco. Sì. Posso chiederti un favore? Possiamo tornare a quel momento? Sì. Che c'è? Mattias, per favore, devi fare qualcosa, per favore. Che è successo, Tamara? Che è successo? Devi impedire che tua sorella compia una follia. Cosa? Che vuole fare? Giusy ha deciso di entrare come interna in un collegio di suore. Oh, cosa hai detto? Per favore, non lasciare che lo faccia, è una pazzia quello che hai in mente. Possiamo smettere, Antonella, è diventato noioso, mi sono stancata. Ah. Tesoro, manca una domanda ancora, no? Quindi un po' di energia avanti. Ciao, zio. Come state? Tutto bene, tu? Che sta facendo la mia nipotina preferita? E la sua divina amica? Beh, stiamo facendo un test perché, beh, voglio sapere se continuo a reagire come una ragazzina o se già posso considerarmi una donna adulta. Posso sentire? Sì, ovvio, vieni, avvicinati. Qual era la prossima domanda, più o meno questa. Qui? Eccola. Sì, va bene, ok. Domanda 54. Se il tuo ragazzo si sta per dichiarare, qual è il tuo atteggiamento?
A, rilassata. B, ansiosa. C, disperata. Voglio dirti una cosa, ma non so da dove iniziare. Vuoi dirmi una cosa? Che genere di cosa? La realtà è che per me tutto questo è molto difficile. Parla, Nicholas, te lo chiedo per favore, ti chiedo di parlare. Senti. Fermo, aspettami che... Aspetta che vado in bagno e torno, aspettami. È che se te lo dicessi in maniera sbagliata, ho paura che potresti fraintendere. Che ti fraintenda? Perché? Non so, perché non provi a metterti al mio posto per un attimo? Come vuoi che mi metta al tuo posto? Cioè, non so che cosa vuoi dirmi. Per favore, adesso cerca di non prenderla male. Io ho sempre le parole giuste per ogni occasione, ma ora... Ora no, ora non so che cosa mi succede. Che hai? Ti stai annoiando? Dimmelo! Dimmelo una buona volta, dillo! Adesso so quello che farò. Josie, non puoi fare una cosa del genere, pensaci bene. È quello che le ho detto anch'io, ma non mi dà ascolto, non dà ascolto a nessuno. Pensaci un'altra volta, pensa a noi che ti vogliamo così bene. Josie, ti garantisco che ti aiuteremo, ma per favore non andartene. No, ve lo chiedo per favore, ragazze, non insistete, non dite altro. Voi non avete idea di quanto mi faccia male tutto questo. Per favore. Ragazze, mi lasciate un secondo da solo con mia sorella? Sì. Mi permetti di fare soltanto un ultimo tentativo per convincerti a non andartene? No, fratellino, non ci sono tentativi da fare. Me ne vado e basta. Ok. Bene, ragazze, adesso io vado, ok? L'unica cosa che vi chiedo è che le popolari non si separino. E che voi due torniate ad essere grandi amiche come sempre. Sì, io non ho problemi, lo sai. Avevo già chiesto a Tamara se voleva che tornassimo amiche, ma non ha voluto. No, ho già detto a Patty che non mi interessa tornare a essere sua amica. Tamara, guardami. So che vorresti tanto riconciliarti con Patty. Fallo per me, dai. Dai, Tamara, facciamolo per Josie. Va bene. No, fatevi abbracciare. Dai, forza, forza. So che anche se non sono più con le popolari, vincerete tutte le gare che mancano. Speriamo che sia così. Ma di sicuro le popolari non saranno più le popolari se non ci sei tu, Josie. È la verità, Josie. Mai, non torneranno mai ad essere come prima le popolari. Mai, ragazze.
E così Josie se ne va? Sì, ha deciso di entrare in un collegio. Un collegio di suore. Ah, in un collegio? Dice che è l'unica maniera di stare lontana da Guido. Beh, ma quindi se Josie se ne va, le popolari ne risentiranno e per noi sarà molto più facile. Dimmi, Antonella, non pensi ad altro che non sia questo? Possibile che sia l'unica cosa che ti interessa, la competizione? Beh, sì, in effetti mi interessa. Ciao, Fabio. Ciao. Ma sai bene che ci sono anche altre cose che mi interessano, ma che purtroppo non sono facili da risolvere. A che cosa ti riferisci? A nulla, Fabio. Mi capisco da sola. Tesorino, ti ho fatto chiamare perché volevo sapere come proseguono le cose. Quali cose, Ines? Bianca, ti sei dimenticata che ho litigato con Leandro? Oh sì, mi ero dimenticata, ma che testa esatto. Che ho, certo. Dunque, Ines, tu non sai nulla? No. Ma nulla di nulla, ne sei certa? No, perché? Comincio a spaventarmi. Cos'è che non so, avanti parla. Beh, che la storia tra Leandro e Carmen va talmente tanto bene che ora lei ha mandato a vivere la bambina a casa sua. A casa sua? Nella mia casa che gli ho prestato? No! Sì, Ines, le cose stanno così. Che disastro, non posso crederci. Credici pure, cara, perché è così. Quindi le cose stanno diventando molto più complicate e più gravi di quanto immaginassi. Perché? Perché, Bianca, è ovvio che quella provincialotta di Carmen sta facendo tutto questo perché Leandro si entusiasmi per la bambina, per quella smorfiosetta di Patti, così poi potrà dirgli che è sua figlia. Ah, io non credo che sia capace di tanto, Ines. Avanti, Bianca, come sei ingenua. Quella donna è capace di tutto, io lo so. E se la relazione va così bene come mi stai raccontando, sono sicura che lei sta cercando di raggirarlo con la scusa della bambina. Mio figlio, tanto ingenuo anche lui, si entusiasmerà per Patti e tacchete, la quadratura del cerchio, la famiglia felice. Tacchete! La famiglia felice? Sì, che guaio, no? Accidenti. Ho tanta paura che in poco tempo tutto questo diventi realtà. Guarda che ti ho portato. Frullato di banana con latte intero, panino al prosciutto, formaggio e lattuga. Grazie, e anche... Leandro, ma scusami, non ho fame. Sono triste. Patti, la questione di Josie si sistemerà. Conoscendola un pochino, vedrai che non durerà molto in quel posto, sono sicuro. Non si sa, non si può sapere quello che succederà. Ho appena perso la mia migliore amica. Sì. Capisci che cosa significa per me? Sì, posso capirlo. Però vedrai che una soluzione la troveremo, insieme. Avanti, speriamo. Adesso mangia qualcosa. È buonissimo, E poi se uno non mangia diventa debole, non può pensare, Leandro, quindi è meglio... Grazie, ma non ho fame, no. Va bene. Non arrabbiarti. No, ma come posso arrabbiarmi con te, tesoro? Io capisco. È solo che sei così triste che non ti rendi conto che ho portato qualcosa che adoriamo tutti e due. Qualcosa che adoriamo tutti e due? Mm-hmm. Che sì, cosa? Beh, è così grande che se fosse un cane ti morderebbe. Tu non ti arrabbiare, Mati, Ah, che hai portato, Leandro? Oh, il piano! Oh, il piano, Leandro! Che bello! Eccolo ora qui. Possiamo finalmente suonare e cantare tutte le canzoni che vogliamo. Ah, è questa la parte che mi piace. Grazie. Vuoi che suoniamo qualcosa? Ah, avanti, sì. Avanti. Sei sì. Così buono. Ogni volta che sono triste, tu fai qualcosa perché torni ad essere contenta. Grazie. Io ti voglio bene, lo faccio per questo. Ciao. Ciao. Ma guarda un po' chi c'è, ma che sorpresa. Guardate, continuate ad abbracciarvi così io sarò sempre più invidiosa. Dai, mamma, vieni. Abbraccio da orsi. Sì, sapete a che cosa sto pensando? A cosa? Che quando vivrete insieme avrete un bel bambino. E quel bambino sarà così felice di avere una mamma e un papà meravigliosi come siete voi, i migliori genitori del mondo. Io non posso dare altro tempo a Carmen, perché se le cose stanno come dice Ines, io resterò fuori dalla vita di Leandro per sempre. Anch'io resterei fuori dalla vita di Carmen per sempre, ma non dobbiamo disperare. E come facciamo? Come facciamo a non disperare? Bianca, io conosco Carmen, non troverà mai il coraggio di dirlo a Leandro, non glielo dirà mai. No, lo so, ma cosa dobbiamo aspettare? Che si sposino, che facciano una famiglia, che festeggino il 15° compleanno della piccoletta? Bene, quindi che cosa proponi? Dobbiamo fare in modo che la bomba esploda immediatamente.
Ehi, Guido. Guido? Guido? Sì, Guido? Sì, ragazzi, scusate, ricominciamo. Sei sicuro di voler continuare con le prove? Sì, sì, dai, andiamo avanti, dai. Bene, bene, vabbè. Energia, questa viene. Last creation! Forza, dai. Così va bene. Poi siamo il gruppo della pace. Tutti gli uomini sono uguali. Il mondo ha bisogno di pace. Ha bisogno di pace e giustizia e libertà. Noi vogliamo un mondo migliore. Noi siamo il gruppo della pace. Accomodati, cara. Questa è la tua stanza. Da oggi sarà la tua stanza. La dividerai con una ragazza che arriverà a breve. Qui siamo tutte a tua disposizione per aiutarti in quello di cui avrai bisogno, ma tieni presente che siamo molto severe sugli orari e le regole. Ora puoi riposarti. Domani la sveglia è alle 6. Buonanotte, cara. A domani. Possiamo andare ad ascoltare un po' di musica o a vedere un bel film a casa mia. Che te ne pare? Sai, non ho voglia né di cinema né di musica. Allora, Nicolas, ascoltami. Chiamo mio cugino che è DJ e gli dico di riservarci il privé dove lavora, così potremo andare a ballare. Nemmeno? Ecco, questo sicuramente ti piacerà. Senti, potremmo andare a trovare le mie amiche e dove ci farà più piacere fermarci, ci fermeremo. Potrebbe essere divertente. Ma non capisci, non ho voglia di fare programmi, davvero, non sono dell'umore. Va bene, quindi se non vuoi uscire, stai qui con la tua depressione. Io non rimarrò un minuto di più a sopportarti, hai capito? Ciao. Ci vediamo. Allora questo... Dai. Non so come, ma credo di aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male, quindi vado a sdraiarmi un po'. Ecco, mi porto tutto perché non si sa mai, dovesse arrivare qualcuno a rubarti le barzellette e ci fa un tour. Bisogna stare attenti a questa cosa, la storia del plagio. Ti lascio un po' in pace, va bene? Ciao, arrivederci. Bravo. Devo parlarti, Nicolas. Non so che cosa devo fare. Io non so cosa devo fare per dimostrarti che non sono semplicemente una ragazzina. Ma prima o poi qualcosa mi verrà in mente. Perché io ottengo sempre quello che voglio. E sarà così anche questa volta. Puoi starne certo. Ah, che bello stare tutti e tre insieme, vero? Sì, è divino. Divino. Mi sembra che questa non sia una parola per una bambina come te, papà. Vabbè, mamma, mi sono scordata. Vediamo. D'accordo. Benissimo. Benissimo. Geniale. Geniale. Questo tutto va bene. Questo, no? La porta. A quest'ora? Vado io ad aprire. No, vado io. Va bene, basta, va bene. Leandro. Vai tu. Intanto lo immagino. Io? Chi è? Ah.
Tutte le immagini? Sì. Ciao. Ciao. Come va, Patty? Come va, Mattias? Salve, Leandro. Salve, Carmen. Ciao Mattias. Lo sai una cosa? È una serata davvero bella. Mi è venuta voglia di uscire e passeggiare. Mi accompagni? Sì. Davvero? Sì, certo, mi piacerebbe. Mamma, posso uscire? Magari domani, adesso è un po' tardi. Dai, avanti, falla andare. Dai, mamma. Va bene, sì. Dai, sì, vai. Sì? Bene. Nessun problema. Sì, non ci sono problemi. Perfetto. Un giretto. Sì, sì, la riaccompagno io. Andiamo, Mati. Ascolta, ce l'hai l'orologio? No. Tieni, almeno sai l'ora. Tieni, portatelo, così tornate presto. Ti raccomando. Presto. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. State attenti. Sì. Sì, sì, io faccio esplodere la bomba. La farò esplodere ora. Sta a sentire, eh? Adesso la faccio esplodere. Se non l'avessi fatta uscire, avrebbero pensato che sei una mamma cattiva. Sì, hai ragione. Oh. Pronto? Ascoltami bene, capretta di campagna. È scaduto il tempo. Sto andando a parlare con Leandro, così la finirai con le tue bugie una buona volta. Chi parla? Sai benissimo chi parla. Quindi... deciditi, o lo dici tu o lo farò io. Sto uscendo, arrivo tra pochi minuti, ora o mai più. Che succede? Sta con Leandro, vieni, senti. Che succede, chi è? No, è che io devo dirti una cosa molto importante. Ma che c'è, chi è? Perché sei diventata così? Che succede? No, perché è qualcosa che ti avrei dovuto dire da tanto tempo e visto che... beh, perché non te l'ho detto così, sì, è che adesso è molto difficile. Chi perché era? Non te l'ho mai detto prima. E non importa, il punto è che è una cosa molto importante, Carmen. Per me e anche per te. Carmen, che succede? Prima, che Patty è tua figlia. Patty è tua figlia, Leandro. Tutto si può conquistare, anche se lungo il cammino hai una stella che illuminerà la strada che devi fare.